Ritorna il Gunsmoke a San Giuseppe Vesuviano. Non possiamo stare troppo a lungo senza. Delle patatine con wurstel, che cosa abbiamo preso? Chi me lo descrive? Una porzione di patatine completa con porchetta, salsiccia wurstel e mozzarella filante. Mamma che bello, io ho notato che voi ancora non l'avete assaporata, in realtà siete pronti in procinto di, ma ancora non avete, quindi adesso io insieme a voi voglio vedere se è buono, io lo faccio per voi, eh? Anzi no, lo facciamo io e lei perché siamo donne, siamo più coraggiose. E quindi lo facciamo per prime. Prima patatina. Buona, buona. Possiamo mangiare anche le altre? Va bene, ok. Allora, sì, l'ha detto lui, ha fame perché sta aspettando la munghe. Io sono arrivata qui la prima volta, ragazzi, alle 7:30. Non appena arrivata mi sono fatta fare una porzione di patate. Non è che io, perché secondo me proprio è la patatina che è buona qui, no? Tu la preferisci? Sì. Oddio, l'avrei dovuto chiedere a lui nello specifico, ma per quanto riguarda le patatine del Gunsmoke posso chiederlo anche a una donna. Ovvio, certo. Questo e non solo, qual è secondo voi il piatto forte del Gunsmoke che vi piace particolarmente? Le patatine che scelgo spesso sono anche le hamburger e fa una bistecca al barbecue molto buona. Penso che non si trova facilmente, sì. Bistecca al barbecue, ecco, mi ha dato una dritta, la voglio provare. Buono! Allora, questo che cos'è? Che cosa stiamo mangiando? È arrivato l'hamburger, questo è il mio hamburger! Allora sto arrivando. Spiedini, è arrivato il mio hamburger, sarò rapida. Che dicevi? Spiedini di pollo a bambù e una bella porzione di patatina completa. Allora, prova, voglio vedere il volto che fate quando lo... vabbè, se proprio insistete... saporitissimi, chissà come sono conditi. Io sto andando tavolo tavolo, perché così dico mangio una cosa da parte, una cosa dall'altra e mi sfamo e ceno. Sì. Ma passo al prossimo tavolo, grazie. No, io volevo sapere che cosa avete ordinato, sono curiosa perché vedo un bel aspetto, una bella faccia, che cos'è? Una schiacciatina con la mortadella, credo. Ah, è un mortadella questa, com'è? Buona. Buona, ok. Tu invece che cosa hai preso? Sentiamo. Un panino, hamburger, formaggio a pepe verde. Pepe verde, che buono. Fai vedere, alzalo, voglio vedere la faccia. Dall'altro lato si vede meglio. Che bello, tanta roba. Ah, guarda. Buono, buono, eh? Buono veramente. Bene, buon appetito ragazzi. Ma voi ancora non mi avete ordinato
nulla. No, ma ieri l'abbiamo ordinato, ma stiamo attendendo. Ah, ecco, vedi, perché le cose buone si fanno sempre attendere. Ma non troppo però, perché no, bravo, perché abbiamo fame. Quindi noi cominciamo a sbattere i pugni sul tavolo, vai, sbattiamo no, i pugni sul tavolo. Ma è educato sbattere i pugni sul tavolo. Tra poco agitiamo i fazzoletti. Sì. Quei fazzoletti? Li agitiamo invece dei pugni. Ok, agitiamo i fazzoletti, vai, un fazzoletto ciascuno. Noi siamo in protesta, vogliamo mangiare, agitiamo i fazzoletti, vai. Vai, fazzoletto per te. Questa è una protesta pacifica, noi agitiamo i fazzoletti perché vogliamo mangiare, quindi alla svelta possibilmente portateci almeno le patatine che poi sono di un buono. Le patatine con pecorino com'è? Pace e pepe, mamma come sono buone, le avete provate? Sì. Già le abbiamo provate, ovviamente come ogni pasto di Vincenzo è una squisitezza. Che bello, vedi, allora funzionano le proteste pacifiche, secondo me arrivano subito le patatine cacio e pepe. Vado a protestare in cucina per voi, aspetta. Io sono in protesta. Sono qui per fare una protesta pacifica. Il piatto piange, la gente è affamata e io faccio la loro portavoce, vogliamo le patatine al tavolo! Pancia piena, stai parlando. Gansmuk. Lui prima mi aveva proposto da mangiare, mi ha detto no, io voglio aspettare, eravamo fuori, ho detto io devo aspettare di arrivare da te al ristorante, al pub, e che tu mi prepari l'hamburger e sono più contenta. Ah, e tu la mangi. E io che la mangi. E tu mi guardi, e quello fila tutto, quello. Ognuno è qui per un motivo, io sono per mangiare il tuo hamburger e tu sei qui per guardare me che mangio il tuo hamburger. La tua fidanzata è qui per guardare te che guardi me, quella è tutta una catena. Ah, ok, va benissimo. La prossima volta però io vorrei le patatine, quella lì, quelle chips, lì, cacio e pepe. Cacio e pepe, ma sono le mie preferite, le prime che mi hai fatto mangiare appena sono arrivata.
E va bene, la prossima volta arriverai un po' più tardi e te le farò mangiare, non prima, dai, si arrivi prima. Io sono arrivata alle 7:30, mi avete fatto mangiare invece delle patate al forno appena sfornate. Bravo. Loro ancora non c'erano, io già ero qui. Bene. Che vuoi questo stasera? È come cos'altro? Mai ci sei mancata tutto questo tempo? Tutto questo tempo. Vieni, dovevamo venire e alla fine sarà passato, secondo me, almeno, non dico tanto, un mese, forse. No. Meno, tre settimane. Un paio di settimane, che a me sembra un'eternità. Mi sembra un'eternità, non sono abituata a stare lontana tanto tempo. No, sinceramente siamo mancati un po' due settimane perché top secret. Anche perché, no vabbè, anche perché la verità, che cosa succede? Che c'è stato molto brutto il tempo. Ci sono state delle piogge veramente violentissime, soprattutto in queste zone. La cosa bella è che loro hanno lavorato tantissimo, però giustamente stando a San Giuseppe, e noi comunque veniamo da Salerno, era un po' più difficile arrivare, perché veramente il tragitto non è lungo, quindi venire fin da lì. Ma che stai dicendo? Vabbè, per noi veniamo 25 km da Salerno. Vabbè, no, è un po' più lungo, voglio dire, con la pioggia. Ma con la pioggia è bellissimo, dai. Ah, vabbè, senti, la prossima volta, per piacere, quando piove, mi mandi una canoa che ci viene a prendere fino a Salerno. Dammi il microfono. Proprio autostrada, va bene. Ah, ragazzi, fate conto che Manuela non c'è stasera. Ho rubato il microfono a Manu, questa sera mi faccio l'intervista da solo, direttamente dal Gasmuc San Giuseppe Vesuviano, strada via San Leonardo 42-44. Manuela è venuta da Salerno prendendo la strada statale 268 con il canotto. Con il canotto, perché quando piove noi prendiamo il canotto, però non via mare ma via autostrada. Ok, Manu c'ha il canotto con le ruote, va bene così. Io non aggiungo altro, anche perché abbiamo aggiunto tutte le settimane sempre le stesse cose. Vi invito soltanto a venirci a trovare. Is from San Giuseppe Vesuviano. Sì, è il Gasmuc, insomma, non c'è altro da dire. Gasmuc.